Io sono state parole di entrambi. No, ma è anche un po' di coincidente, nel senso che è vero che io ho scoperto le mappe polinesiane, no? E quindi ero partito dalle mappe mondi, che poi diventano i paesaggi, quindi si facevano dei santeri, che poi diventano i calendari medievali, che poi diventano i ritratti delle città, il ritratto di Parigi, eccetera, poi diventano i ritratti delle persone, e in tutte queste mappe, geografie, eccetera, eccetera, ho trovato questa cosa, storia bellissima delle mappe che parlava dello Swedner. Poi in Italia mi viene un paziente che è veramente uno che ha fatto un naufragio, perché era un navigatore solitario che mentre viaggiava per qualche giorno ha incontrato le balene disalterate per 3 o 4 giorni, dato che è psicotico, e venne di seduta mi racconta dei polinesiani e come loro riconoscono cose. Quindi c'è stato questo strano incrocio, e devo dire che noi studiamo molto i nostri pazienti, non solo i sogni, no? Cioè, delle mappe deriva da un mio paziente che i sogni non me li raccontava, non faceva la situazione, ma prendeva carta e penna, disegnava, mi faceva vedere le distanze, le posizioni, mi diceva qua c'è il punto di vista. Allora lì è venuta l'idea che lui facesse un progettino cinematografico, no? E che quindi una cosa mi non aveva mai pensato, che il punto di vista del sogno, come posso dire, è politico, no? Che se il sogno è soggettivo, no? Se il sogno riprende il soggetto dall'esterno, se è dall'alto, se è dal basso, se c'è una certa luce, se c'è una certa ambientazione registica, anche quelle sono informazioni, no? E quindi il sogno è raccontato solo come parole, come un gioco di parole, e non anche come immagini, come scienza delle immagini. Poi io ho una formazione che viene dall'ipnosi, quindi una cosa, quando si dice la parola corpo, cioè rammemorare, rimembrare, ricordare, sono 3 cose differenti, perché uno utilizza rammemorare la memoria, rimembrare utilizza le membra, ricordare ridà cuore a qualche cosa, no? Poi magari vediamo anche qualcun altro. E anche la storia che lo Swell permette di presupporre un'isola, c'è un sogno con un'immagine che è una storia curiosa, no? Perché è un sogno di un altro paziente, è un sogno in cui si descrivono dei corpi di uccelli neri che viaggiano per il cielo, e poi a un certo punto qualcosa cade ed un uomo caduto per terra. Guardando questo sogno, dovendo associare un'immagine, io trovo un'immagine che è l'immagine dell'angelo morto, una mano con una piuma bianca insanguinata. Oh, questo l'abbiamo preso, l'abbiamo messo lì, poi è passato un annetto, poi noi abbiamo fatto una cosina, abbiamo fatto un piccolo gruppettino su internet, mi ha chiamato Immagine Onirica, abbiamo detto mandateci i vostri sogni e l'immagine del vostro sogno. E lì si sono iscritte un po' di persone, si scrive una ragazza di Enna che fa la assicuratrice, no? Che ci manda qualche cosa e che dice ah, io ho un mucchio di foto, se volete vederle, io vado sul link a guardare le foto, e tra le sue foto cosa trovo? Trovo la foto della mano con la piuma. Ah, che curioso, questa foto noi l'abbiamo scelta per... E lei mi dice ah, io questa foto l'ho fatta in occasione della morte di un mio amico, un angelo caduto, no? In cui il circo si è chiuso, e lì a me si è un po' aperto il cuore, per un autore che io amo molto, Varbo, quando parla delle forme del sentimento dell'immagine, cioè lui dice le immagini hanno delle forme sentimentali che si mantengono nel corso del tempo, per cui il putto morente di Donatello ha la stessa posizione della donna dell'incubo di Crusli, eccetera, eccetera, e comunicano un codice sentimentale o patetico forte che resta lì, quasi archetipico, no? Allora trovare una foto che sulla stessa sensazione dell'angelo caduto, no? Entrambi la individuassero, la scendessimo, questo ci colpì.